La foresta equatoriale è il luogo ideale per le piante di cacao. Infatti, il cacao cresce bene sotto l'ombra protettiva di altri alberi ad alto fusto. L'ambiente ideale non è quello della monocoltura, ma la consociazione con altre piante. I contadini raccolgono i frutti di cacao nelle piantagioni, dove si trovano anche altre piante che producono frutti commestibili. I frutti di cacao devono essere spaccati a metà con un machete per estrarne le fave. Le fave vengono poi conferite a un centro di raccolta locale ancora avvolte nella loro polpa bianca e collosa. Sono quindi controllate e selezionate per eliminare quelle non mature o rovinate. Le quantità raccolte vengono poi pesate. In base al peso vengono pagati i contadini. L'operazione successiva è la fermentazione. In questa fase le fave di cacao vengono depositate in grandi vasche dove rimangono per una settimana. La temperatura sale fino a 50 gradi e così si blocca la germinazione del seme. Terminato il periodo di fermentazione, il cacao viene messo ad essiccare al sole su appositi telai per un periodo di tempo che varia tra 7 e 15 giorni, durante i quali le fave vengono regolarmente rimestate. Una volta essiccate, vengono messe nei sacchi, pronte per essere trasportate alla sede centrale di raccolta. Qui le fave di cacao che giungono dalla foresta vengono sottoposte all'ultimo controllo qualità. Ci si accerta che siano sane, fermentate ed essiccate in modo corretto. A questo punto i sacchi vengono spediti in Europa. Il cacao del commercio equo proviene dal Centro e Sud America e dall'Africa occidentale, ma viene poi lavorato in Italia, dove diventerà cioccolato. Qui le fave di cacao sono immesse in un impianto industriale. Da 100 tonnellate di fave si ricavano circa 80 tonnellate di cioccolato. Le fave vengono sbucciate con l'utilizzo di raggi infrarossi. In seguito il cacao viene spezzettato per farne una granella che viene tostata. A questo punto viene trasformato in pasta di cacao, che sarà pressata per dividere il burro dalla polvere. Successivamente i diversi ingredienti vengono mescolati in quantità variabili per ottenere diversi tipi di cioccolato. Con l'aggiunta di solo zucchero si ottiene il cacao fondente. Con il latte o le nocciole si ottengono cioccolato al latte o gianduia. Con l'uso del solo burro di cacao si ottiene il cioccolato bianco. Ora il cioccolato è pronto per essere colato negli stampi, in modo da ottenere le tavolette che vengono incartate e imballate per arrivare agli scaffali dei negozi.